Presso il salone di rappresentanza del Comune di Cava de Tirreni si è tenuta la cerimonia di intitolazione di due strade. A due figure importanti per la città metelliana. Il maggiore Pasquale Capone e il professor Giorgio Lisi. Al Maggiore Capone verrà intitolata una strada della frazione di San Cesario, al professor Lisi Lo Slargo, tra Via Sala e Via Lagone. Sono intervenuti l'assessore comunale con delega alla cultura, Giovanni Del Vecchio, il presidente della commissione. Toponomastica Alberto Barone, il consigliere comunale Marco Galdi che quando era sindaco propose in delibera comunale l'intitolazione delle strade, il cultore di storia cittadina Massimo Buchicchio, il giornalista Franco Bruno Vitolo ed anche rappresentanti dell'arma della caserma Pasquale Cappone di Persano. Un evento molto sentito dalla cittadinanza poiché come si è evinto dagli interventi fatti, sia in Capone che in Lisi viene espresso il concetto di collettività e di appartenenza alla città. Le motivazioni sono diciamo, contenute nella, nel verbale della commissione stessa, cioè nel senso che il maggiore capone ha sacrificato la propria vita per salvare dei civili. Eh, nella mia citazione non ho parlato di eroe nel senso che mi piace pensare al Maggiore Capone come un uomo che vince le proprie paure per attuare dei principi nei quali crede e quindi sfidando la maggiore forza del drappello dei tedeschi egli come dire, crea le condizioni a perché dei civili possano salvarsi viene catturato e viene fucilato immediatamente il professor Giorgio Lisi è un esponente di quella cultura eh, diciamo, civica che si è espressa in più campi nell'insegnamento è stato docente presso il liceo Marco Galdi nel giornalismo, nella politica, quindi diciamo ha rappresentato al meglio una capacità di partecipazione alla vita pubblica che ci sembrava doveroso segnalare.